Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi. Oggi sarà un video di una nuova serie, un nuovo format nel mio canale, che spero di essere in grado di fare tutti i mesi. Dedicato specialmente, diciamo così, alle persone che mi sostengono su Tipeee e su Patreon. Però è comunque un video dedicato, insomma, a tutti voi, disponibile a tutti voi e che spero rilassi tutti voi. Semplicemente questo sarà un video, appunto, spero mensile, in cui saluterò le persone che mi sostengono e farò anche dei trigger che mi sono stati richiesti da queste persone, dalle persone che, diciamo, vi spiego. Praticamente Tipeee e Patreon sono due piattaforme più o meno uguali, quindi è uguale. Semplicemente Tipeee è una donazione in euro, Patreon è una donazione in dollari, e sono due piattaforme in cui praticamente potete voglio assolutamente che passi il concetto di, ecco, sono migliori quelli che donano o cose del genere, perché assolutamente no. La cosa più importante, questa è una cosa che voglio sottolineare davvero, la cosa più importante per me e la cosa che fa andare avanti questo canale, è tutto l'affetto che mi mostrate ogni giorno, sotto ogni video, con ogni messaggio. Il motore di questo canale. Per aumentare la qualità dei video, insomma, visto che mi era stato richiesto molto, vi do appunto l'opportunità, se volete, di aiutare il canale. Ovviamente tutte le donazioni sono spese per il canale, ma non mi sembra neanche, boh, il caso di specificarlo quasi. E in questo tipo di video, appunto, praticamente in queste piattaforme c'è una fascia, diciamo, un tipo di ricompensa, ecco, lo spiego. In queste piattaforme praticamente in base appunto al sostegno che la persona dà ci sono delle ricompense. La prima ricompensa semplicemente è un saluto, un ringraziamento in un video, che sarà poi questo video per il mese di febbraio. E ad esempio la ricompensa dopo è appunto suggerire un trigger da fare in un video, che sarà poi appunto come sarà fatto questo video. E poi, se andiamo avanti, ci sono degli audio personalizzati di 5 o 10 minuti. Quindi praticamente voi potete sostenere il canale e avere una ricompensa simbolica, ovvio, in cambio. E niente, questo è lo scopo di questo video. Questo video appunto è un video in cui saluterò le persone appunto che mi sostengono su queste due piattaforme. E farò anche appunto i trigger che mi sono stati richiesti da questa, diciamo, tipo fascia di ricompensa, mettiamola così. Siete, se non ci avete capito molto, ma siete interessati, insomma, anche magari a un audio con due o tre trigger che vi piacciono, cose del genere. E vi lascio tutti i link qui sotto, però ripeto, ed è una cosa fondamentale per me, non è obbligatorio, anzi, deve essere una cosa che prima volete fare voi e poi sapete che c'è l'opportunità, però prima deve venire proprio da voi e basta, perché va davvero bene così. Però appunto è anche un'opportunità per chi magari vorrebbe sentire un trigger in un video, per chi vuole venire salutato, per chi vorrebbe appunto un audio di 10 minuti personalizzato così per averli. E niente, cominciamo dopo questo. Dopo questa introduzione eterna che però sentivo di dover fare. Chiara, un bacio e grazie. Erika,
sera è stata dolcissima. Giulia, un bacio. Silvia, un bacio anche a te. E Francesco, un bacione. E Valentina, un bacio anche a te. Allora, ok, queste erano le persone che mi hanno sostenuto. Perdonate anche il fatto che ho delle unghie indecenti, ma ho voluto approfittare di questo sfondo innevato, anche se non so quanto potrete vederlo. Prima nevicava molto, adesso non nevica praticamente più. È un peccato, però insomma volevo sbrigarmi, non lo so, in un qualche modo. Ok, allora prima di fare i trigger richiesti, un'altra cosa che farò in questo video è mostrarvi appunto cosa sono riuscita a prendere per il canale questo mese. Allora, alcune cose riesco a mostrarvele, altre no, ma vi dirò cosa sono. La prima cosa che non vi riesco a mostrare è un cavalletto, altro 1,60 m mi sembra, ed è il cavalletto con cui ho potuto fare anche il roleplay di Cappotti, perché era alto. Fino ai miei cavalletti erano alti circa 1,20 m, quindi non avrei potuto fare video in piedi. Invece questo mi ha potuto, appunto, mi ha permesso di fare un video in piedi. E poi è molto comodo, molto stabile, insomma mi piace moltissimo. E mi permette anche di fare video anche dall'alto. In realtà mi permette di tenere il microfono in alto più che altro. Perché per i video dall'alto ho preso un altro cavalletto. Questo riesco a mostrarvelo. Vedete, mi si è anche spezzato. La particolarità di essere flessibilissimo. Cioè, vedete? Dio, mi sto per dare uno schiaffo. In cui con vari stratagemmi sono riuscita a fare un'inquadratura dall'alto, che se no con i cavalletti normali avrei veramente fatto fatica. Furbo che si possa fare, lo consiglio tantissimo. Un altro acquisto che adesso non riesco a farvi vedere, che però forse vi ho fatto vedere, no, non me l'ho fatto vedere, magari vi metto la foto, adesso vedo cosa riesco, però ho comprato due softbox potentissime, infatti me ne serve solo una per fare video, quindi mi dureranno su queste piattaforme.
ce ne sono quattro, però adesso ne ho in mano solo uno.
su Spotify. Sto avendo dei problemi nel caricamento, non so perché, però spero di risolverlo il più presto. E sto anche controllando che la qualità degli audio sia migliore rispetto a quella che quelli che ho già caricato. La sto controllando una per una e spero rimanga così come li sto ascoltando io, la qualità che è buona. E niente, quindi anche appunto anche Spotify è compreso insomma nelle cose che posso fare con appunto questi aiuti, però ripeto è una cosa che non è assolutamente obbligatoria minimamente, ci tengo veramente tanto a sottolinearlo ancora una volta. Ok, allora poi Rory mi ha detto lei avrebbe avuto diritto a scegliere un suono, però non ha voluto niente in particolare, quindi ha scelto di fare appunto il suono di questa mascherina, che poi mascherina non è, in realtà è qualcosa appunto in realtà professionale, perché lo si può sia mettere in freezer e usare come sacchetto del ghiaccio, come si chiamano, oppure si può mettere nel microonde e scaldare. Volevo anche dirvi che dopo aver comprato i Blue Yeti, penso che la maggior parte dei soldi li risparmierò, perché vorrei acquistare una nuova videocamera, fotocamera, insomma reflex, perché secondo me comunque sono adattissime per fare video, però questa non è molto comoda e mi sta dando un po' di problemi, quindi spero in 5, 6, 7 mesi di riuscire a cambiarla. Vedremo, speriamo. Ok. Poi Silvia, no, andrete a fare l'audio. Francesco. Ma mi sono dimenticato qualcuno. Ah, ecco. Francesca e scratching sul pennello a sirena. So che l'avete visto anche nello scorso video, però
sia veramente magica. Comunque io adoro questo microfono, il microfono migliore di sempre. È stupendo. Ok, infine Francesco mi ha chiesto mi ha chiesto di fare un po' come avevo fatto nel video di Inaudible, quello con le due gemelle.
Io direi che per oggi è tutto qui. Sì, in realtà il video è durato tantissimo, come al solito. E niente, volevo anche avvisare a chi devo mandare l'audio che entro quando vedrete questo video dovrei avermelo mandato, quindi se non vi è arrivato ditemelo. E niente, io ringrazio davvero tutte le persone che mi hanno sostenuto, tutte le persone che decideranno di sostenermi e ringrazio in generale tutte le persone che mi sostengono con parole dolci e parole affettuose, veramente io non mi sarei mai aspettata un affetto del genere, mai. Un qualcosa di incredibile per me e non penso sarò mai grata abbastanza e non lo so. Sento che c'è veramente vi devo qualcosa per tutto ciò che voi mi donate ogni giorno.